Ma quando siamo di fronte al nichilismo compiuto, ecco che ci afferra un'angoscia ancora più intollerabile. Ancora più intollerabile di quella che ci aveva fatto svoltare di fronte appunto al Deus esse, di fronte alla visione dell'asservimento della nostra volontà di potenza che il Deus esse imponeva. E la volontà di potenza si dispiega nell'infinità del tempo, si dissipa, proprio qui i termini di nuovo potrebbero ricordare testualmente certi passaggi anche agostiniani, paolini e agostiniani. La presenza di Paolo polemica, ma è continua, è il suo avversario, il suo contra continuamente. La volontà di potenza è affermata, la volontà di potenza che è appunto poi l'annuncio del nichilismo compiuto, si dispiega e dissipa per l'infinità di tempi, abita il puro divenire, non può che abitare il puro divenire. È inesorabilmente connessa a quella che potremmo dire con i fisici la freccia del tempo, la freccia del tempo. Ma ciò non può che provocare nausea, infinita nausea. E si rovescia il senso stesso della volontà di potenza. La volontà di potenza si riscopre come impotente. In che senso? Primo, la volontà di potenza non può che essere, non può che discorrere nel tempo, ma il soggetto che discorre nel tempo, la volontà di potenza che discorre nel tempo, abita pure, chiamiamolo in prima approssimazione, un tempo, no? Che non è, che non può essere il tempo del chi, del soggetto che lo percorre, che ne discorre. Sul tempo la volontà di potenza nulla può. Ma ancora più profondamente, ha fatto tutto uno col primo ragionamento, la volontà di potenza nulla può, questo è un passo famoso, importante dello Zarathustra, nulla può sul già fu, no? Questo è il macigno che la volontà di potenza non può smuovere. Questa è la catena, dice Nietzsche, che incatena il liberatore. La volontà di potenza non può perciò essere chiamata libera, non può perciò affermarsi creatrice, veramente creatrice, perché è assolutamente incatenata al già fu. Al già fu. E quindi non può affermarsi come avrebbe preteso liberandosi dal Deus esse. Se liberata da quel fondamento, ecco che ne ritrova un altro. Abita un tempo su cui nulla può, su cui il tempo che fa tutt'uno con chi dell'esserci nulla può, e questa volontà di potenza nulla può sul già fu, sul passato. Abita su un passato che non potrà mai dire suo, che non potrà mai appartenergli. E allora discorre infinita, indefinita questa volontà, da ente ad ente, ponendo via via ente su ente, che diventano poi rovine, macerie questi enti, su cui via via edifica, ma edifica su qualcosa su cui più nulla può. E questo provoca nausea, la volontà di potenza si rovescia in consapevolezza della propria impotenza. Inconsapevolezza di essere, di rimanere incatenata al tempo come divenire, che ha nella necessità del già fu il suo fondamento. L'uomo superiore corrisponde a questa visione del mondo, a questa, diciamo, la cosmologia, no? A questa cosmologia. L'uomo superiore, non, come vedremo, liberman, l'uomo superiore corrisponde a questa cosmologia, che è già critica della volontà di potenza, che non è assolutamente, che non si risolve assolutamente nell'affermazione della volontà di potenza, ma già la percorre e in qualche modo la attraversa, no? Ne vede il limite costitutivo. Compie il progetto del nichilismo fino alla sua aporia. Ciò che il nichilismo, diciamo, decretava era che ogni ente è null'altro che un postum della volontà di potenza.
ma la volontà di potenza non è creatrice. Ma questa seconda espressione non è propriamente l'espressione del nichilismo compiuto, è già l'espressione che critica il nichilismo compiuto. Vedi in che aporia finisci? Tu affermavi che null'altro è valore se non la volontà di potenza, ma la volontà di potenza non è un valore. Sembra oltre nichilismo, ancor più nichilismo, in realtà è già contestazione, già critica dell'epoca nichilistica, del compimento del nichilismo. Ne mostra l'aporia. Mostra che non puoi starci dentro. Ti afferra una nuova angoscia. Sei di fronte a una nuova Vende Vermut, no? Devi affrontare un'altra distretta. L'uomo superiore è di fronte a questa soglia. Non la attraversa, non ce la fa ad attraversarla. È l'uomo del disincanto, no? È l'uomo dell'assoluto disincanto anche nei confronti dell'affermazione del nichilismo, anche nei confronti del nichilismo compiuto. Ma non è Lieberberg, non è l'oltre, la storia e il destino dell'uomo. È ponte verso questo, ecco l'Advance. Giunge ad intuirlo, giunge a profetarlo. Anche qui sono immagini evangeliche, no? Io sono destinato a discendere, lui si innalza continuamente, e non sono assolutamente ironia, non sono assolutamente semplice blasfemia, non si capirebbe nulla di Nietzsche se si intendesse così, secondo me. L'uomo superiore non è il nichilista, è la critica del nichilista. È la testimonianza dell'aporia a cui giunge l'nichilismo. E nell'angoscia che prova nel testimoniare ciò, indica, fa segno, a un oltre l'uomo, a una dimensione oltre l'uomo, a una dimensione oltre l'uomo. Personalizzare questo discorso del Liebermann è ridicolo. Proprio perché è oltre l'uomo, non è più l'uomo, non è più questo quell'uomo, non è più questo quella figura dell'uomo, è una dimensione oltre ciò che è stato inviato, ciò che è stato destinato, ciò che si è manifestato nell'uomo, nella storia, nella Geschichte dell'uomo. Ma qua interpretarlo come fosse un futuro Dio personale, ad antropomorfizzarlo, proprio perché è un Übermensch. È un Übermenschliche. E l'uomo superiore, appunto, nel suo disincanto e nell'angoscia del suo disincanto, è ponte sospeso tra la storia dell'uomo, a partire dall'uomo bestia, come dice Nietzsche, no? Cioè dall'uomo, diciamo in termini diversi, dall'uomo, poi riprenderemo queste espressioni, dall'uomo del puro e semplice io devo, müssen, sono costretto, devo, fino all'uomo che si trascende e si aliena nel Deus esse, fino all'uomo del nichilismo, io voglio. Tutta questa storia, tra questa storia, l'uomo superiore che giunge all'aporia, laddove la strada manca, e allora bisogna fare un ponte, e lui questo ponte è sospeso tra appunto tutta questa storia e quella di un oltre tutta questa dimensione della Geschichte dell'uomo, e quindi oltre la stessa dimensione nichilistica. E qui è la decisione ermeneutica fondamentale, interpretativa fondamentale, se appunto questa dimensione oltre nichilistica è fondamentale o no per intendere Nietzsche. Se vi è oltre la filosofia che si compie, o la storia della metafisica che per Heidegger si compie nella volontà di potenza, nel nichilismo, vi è appunto in Nietzsche, per dirla con Schelling, nella filosofia positiva. Vi è soltanto un annuncio, questo annuncio di questo avvenire rimane nella vaghezza, oppure possiamo
darne un'interpretazione. Qui si decide si decide in generale delle nostre interpretazioni intorno a Nietzsche. E allora siamo giunti appunto a questo momento di sospensione tra un disincanto, l'uomo superiore, che è proprio l'uomo del disincanto in Nietzsche, un disincanto sulla aporia a cui il nichilismo perviene e l'indicazione, un indice sospeso, un qualcosa di ancora incerto, su una destinazione ulteriore, una destinazione oltre la storia che finora abbiamo narrato, la grande narrazione che finora abbiamo compiuto intorno all'uomo. Infatti, che cosa sono gli uomini fin qui, si dice nello Zarathustra, no? Che cosa sono? Non sono neppure propriamente uomini. Forse quello che si dice con Übermensch indica proprio l'uomo invece, non l'oltreuomo, perché finora abbiamo avuto a che fare con uomini. No, vado tra gli uomini come tra frammenti e membre sparse, trovo gli uomini a pezzi e sparsi come su un campo di battaglia o in un macello. Ci sono stati uomini finora? Questo che è Übermensch è forse l'uomo rispetto alla storia, e qui è un tratto molto, molto caratteristico. Ricordate quei passi di Marx in cui si dice appunto finora è stata una preistoria, e un passo di questo genere potrebbe stare non così violento, ma potrebbe stare dentro, non so, dentro le lettere sull'educazione estetica di Schiller. Ma potrebbe stare forse non così violento anche dentro una pagina del giovane Marx. Cos'è appunto? Finora abbiamo la storia che si compie con il nichilismo e giunge all'aporia del nichilismo. È la storia dell'uomo. Chi ce lo fa dire che non ci sia appunto un oltre questa storia, che è davvero la storia dell'uomo, che potrà essere davvero la storia dell'uomo? Ci sono pagine dello Zarathustra e dei frammenti postumi che indurrebbero ad una interpretazione di questo genere.